Ben ritrovati amici di TG Architettura, veniamo alla prima news di oggi, classificata dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità, la linea difensiva di Amsterdam, che comprende una serie di fortificazioni armate, due delle quali sono posizionate sulla costa, un sito storico di importanza cruciale al quale viene aggiunto un centro visitatori, il cui progetto è stato affidato ad Emma Architekten. Il risultato è il Pleveoijen Poor, una sbalorditiva struttura che sorge di fianco alla fortezza, nel punto dove si trovava un rifugio militare che ha fornito la base per la struttura. È solo la prima parte di un progetto più articolato, ma la fabbrica dello champagne, che è stata inaugurata di recente in Ungheria, offre un colpo d'occhio notevole dal punto di vista architettonico, realizzata dallo studio di Budapest Ecker Architect. La fabbrica è situata nell'area di Saint-Blo, ai piedi di un vulcano estinto. Proprio dalla collina vulcanica si originano i due edifici gemelli che compongono la struttura, uno destinato a ospitare la vineria e l'altro il processo di maturazione. La parte sopraelevata ospita invece uno spazio visitatori che offre una suggestiva vista della valle. Fiera Milano ha sottoscritto il contratto preliminare per rilevare per 7,5 milioni di euro il 75% del capitale dell'operatore fieristico cinese Worldex Newco, in cui verranno conferite le attività di Worldex China. Sale così a 69 il numero complessivo delle mostre organizzate da Fiera Milano all'estero, di cui 21 in Cina. La società cinese ha un portafoglio di 4 manifestazioni leader nel mercato locale nei settori agroalimentare, dell'ospitalità, professionale, della tecnologia per il risparmio energetico. La società opera inoltre in India e anche Thailandia. Iris e Fabbrica Marmi e Graniti ha partecipato quest'anno alla selezione per i China Awards, settima edizione del premio che celebra i casi di successo di imprese italiane in Cina. Un riconoscimento per le aziende italiane che meglio hanno colto le opportunità offerte dal mercato cinese. L'autorevole giuria, presieduta da Cesare Romiti e Paolo Paneari, ha ritenuto meritevole del riconoscimento creatori di valore le attività di Iris e Fabbrica Marmi e Graniti in Cina, un mercato pronto ad accogliere le qualità e lo stile made in Italy. Il premio è stato consegnato al presidente e amministratore delegato Graziano Verdi durante il Charity Dinner che si è tenuto a Milano nella splendida cornice di Palazzo Clerici. Questa, amici di TG Architettura, era una news che riguardava un'azienda, che riguardava anche il loro prodotto. Siete quindi invitati sin da ora ad inviarci le vostre news e a contattare la nostra redazione.